Tempo. Ancora. Già che tempo è un po' così, pure dice colpa mia. Ebbene ragazzi, eccoci qua su Doki Doki Little Too Club. Ragazzi, oggi mi sa che la giornata, secondo il tempo, non so cosa succederà su Doki Doki. Erano rimasti ragazzi dove? Ah, dopo che è successa la roba di che abbiamo dimenticato la roba di Natsuki là, tipo. Ah sì, che stiamo con Yuri. Ragazzi, io già da tempo che vedo là fuori, raga, già prevedo di tutto. Già oggi il tempo è piovoso. I raid sono più forti di prima e io sono ancora più preoccupato di prima. Ma io non ho ritornato ancora questa schermata accesa. Dov'è Sayori? Ma ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo con venerdì, agosto 09 2024, 16, 2 punti, 42. Addirittura? Ma in ogni caso mi piaceva davvero. Comunque ragazzi, avete scritto qualche commento? Perché ho visto tipo sono dei commenti che comunque qualche volta vanno, escono, via. Cioè, quindi nel senso, non state attenti a cosa scrivete, perché mi sa che tipo YouTube non li fa vedere alcun tipo di specie di commenti, diciamo così. Quindi state attenti a cosa scrivete. È un avvertimento in generale, perché quei commenti tipo erano stati tipo tolti, mi sembra. Ma in ogni caso mi piaceva davvero. Vabbè Yuri, dai, oggi per favore, oggi c'è il tempo così, per favore, oggi facciamo la persona brass. Il libro intendo, non la cosa degli arti. Ah sì, tranquillo. È piuttosto cupo, no? Un po'. Ah, perché dice mia, vero che sei. Che cacchio era? Che mostri sono che fanno ste robe? Da come la stava descrivendo ieri sembrava una storia tranquilla, perciò non mi aspettavo affatto una svolta di questo tipo. Ah, non ti piace questo genere, Vincenzo? È un po' horror, diciamo. Non si tratta di quello. Voglio dire, so pensare a questo tipo di storie, vabbè, pure io. Quindi non preoccuparti, lo spero. Già mi era completamente passato di mente che a Yuri piacessero queste cose. La palestra è molto tipica e chiusa, e nella sua mente le cose sembrano essere decisamente differenti. È vero. È solo che questo è il tipo di storia che ti spinge a vedere la vita da una prospettiva del tutto diversa. Quando accadono cose orribili, non è solo perché qualcuno vuole essere cattivo, ma perché il mondo è pieno. Allora, aspettate che ha fatto una scritta in grassetto. Ma perché il mondo è pieno di persone orribili e noi siamo comunque tutti inutili. Allora, aspetta. Io ho cominciato ad aggiustare un attimo le maniche. Questa non è una cosa che direbbe Yuri, ma non credo che avrebbe detto sta roba. Cioè, che se noi diventiamo amici di Yuri, non credo che Yuri dovrebbe dire sta roba. Yuri? Cioè, allora, è vero un po' che ci sono delle persone che sono bastarde dentro, però non tutte siamo così, quindi io sono per sempre una persona brava, perché sono persone belle, persone media statura e persone di merda. Ah, improvvisamente sto sproloquiando, vero? Non di nuovo, scusami. Non c'è bisogno di scusarsi. Vabbè, passando l'ultima parte delle tutte le persone sono orribili. Non mi stavi annoiando? Non mi stavi annoiando. D'accordo, ma penso di doverti far sapere che ho questo problema. Quando lascio che i miei pensieri vengano invasi dai libri e dalla scrittura, ok, questo è nuovo. Boh. Non ho capito. Il mio corpo diventa. Poi andrò a vedere nel video, è editato. Finisco per non prestare più attenzione alle altre persone, quindi mi dispiace e finisco col dire qualcosa di strano. Ah, ci sta dicendo per cosa, diciamo perché non si spinge troppo a parlare. Vabbè, sì. E ti prego di fermarmi se inizi a parlare troppo. Va tranquillo. Ma sul serio non ti devi preoccupare, significa solo che la tua lettura ti appassiona davvero tanto. Il minimo che possa fare è ascoltarti. Ma appunto, cioè, è una roba che comunque ci sta, con cui ascolto le persone. Sai quante persone chiacchierano che ho io che ho incontrato? Sono persone che parlano, quindi tu sei tranquilla, tu sei anzi una che non parla tantissimo. È un club di letteratura dopo tutto, è appunto anche quello. Ah, beh, sì, è vero, in effetti. Dovrei iniziare a leggere anch'io, giusto? Madonna, Rugarmen! Santo, che è successo a Yuri? Che è successo a Yuri, porca era? Yuri? Sì, cioè, non sei obbligato, ma. Ah, ma come? No, raga, però i jumpscare. Tutto, ma no, i jumpscare. Porca pu. Fammi prendere il libro. Recupero in fretta il libro che avevo lasciato nella borsa. Beh, ti dispiace se mi siedo qui. Mi siedo apposta accanto a quello di Yuri. Ah, niente affatto. Sicura? Sembri un po' in ansia. Ah, perché è timida. Oddio, io ho gli occhi di Yuri.
Oddio, gli occhi di Yuri. E che scusami, non è che non voglio disegnare qui. Eh sì, perché giustamente essendo sei più timido. È solo che non sono. Lo sapevo, infatti, pure io so così. A leggere in compagnia di qualcuno, intendo. Capisco. Beh, allora avvertimi se finisco per distrarti, va bene. Allora, apro il libro e inizio a leggere il prologo. Presto capisco cosa voleva dire Yuri quando parlava di leggere in compagnia. È come se sentissi la sua presenza al mio fianco mentre leggo. Ha un'aura potentissima. Mazza. Vabbè, sì, questo è normale, cioè, è come se io sono qua e vado. Questa è la TV, questo è il mio computer. E io ho la presenza del mio computer, questo è normale. Non è una brutta sensazione. È che, vabbè. Forse può distrarre un po', ma è rassicurante in un certo senso. Vabbè, ti sta ascoltando. Riesco a vedere Yuri con la coda dell'occhio. Mi rendo conto che non sta guardando il suo libro. Non ha rapita occhiata. Spero piuttosto che stia leggendo dal mio libro. Dal tuo. Ah, perché forse lei già lo conosce. Vuoi vedere forse la nostra lezione? Può essere. Scusa, mi stavo immaginando. No, ma scorre. Oh, vuole. Lei c'era scritto. No, ma porca di quella miseria. Cioè, cosa c'era scritto? Scusa. Ma perché come fosse scritta e non mi fanno leggere? Cioè, prima che il corpo non ho capito niente. Poi c'è una cosa censurata. Poi questo ha detto sta roba. Yuri, certo che ti scusi troppo spesso, eh. Su serio? Non volevo. Scusa. Cioè, voglio dire. Vabbè, io siamo uguali. Ecco, così dovrebbe andare meglio, no? Faccio scivolare il mio banco fino a ogni locale di Yuri. Dopodiché, ho visto il libro Flamme 2. Ah, penso di sì. Yuri chiude timidamente la sua copia. E ci avviciniamo un altro poco, così a toccarci le spalle. Uso il braccio destro per tenere aperto il libro, dato che il sinistro darebbe fastidio a Yuri. Ah, così sarà un po' difficile voltare pagina. Aspetta, che è successo? Perché stiamo prendendo il libro insieme? Fammi vedere, non ho capito. Ah sì, perché io sono forse sinistra. Vabbè, anche la vita reale. Io scrivo in questa. Quindi questa è. No, io sono di destra, non sono di sinistra. Forse devo leggere lì. No, io sono tranquillo a sto punto. Io sono tranquillo a sto punto. Perché sinistra. Io sono con lei così. No, io posso fare tranquillamente. Io sono da destra, non ho problemi sta roba. Aspetta. Ah, così lo stiamo leggendo. Che forte. Ah, ecco, una scena con Yuri, mai vista. Non ho mai visto una scena con Yuri, raga, mi sembra. Yuri allunga il braccio sinistro, tenendo la parte sinistra del libro tra il pollice e l'indice. Ah, faccio la stessa cosa con la mia mano destra, tenendo così la parte destra del libro. Ah, lo stiamo tenendo insieme, che forte. In questo modo giro la pagina subito dopo Yuri, fa scivolare sotto il suo pollice. Ma reggendo così stiamo ancora più vicini di quanto non lo fossimo prima. Vabbè. Il che mi distrae un po'. Vabbè, che ti devi distrarre? Scusa. È come se riuscissi a sentire il calore del viso di Yuri e in più riesco a vederla con la coda dell'occhio. Cinisi, non male. Sei pronto? Ah, mi sta guardando. sì, sono pronto. A voltare pagina, dico. Ah, scusa, penso di essermi distante un attimo. Lascio un'altra occhiata al viso di Yuri e i nostri sguardi si incontrano. Si incrociano? Si incontrano, vabbè, uguale. Non so come riuscirà a tenere il suo passo. Ah, non fa niente. Non sei abituato a leggere così velocemente, vero? No. Forse non sono molto veloce a leggere. Anche se ci metti di più, non mi dispiace aspettarti. È meno che possa fare. Ma io gli dirò gentile. Ok, c'è scritto, scusa. Visto che sei stato così paziente con me. Ah, ok. Ok, grazie. Continuiamo a leggere. Yuri non mi chiede più se sono pronto a voltare pagina. Dopo è scontato che lei finisca sempre di leggere prima di me. Così le volto al mio ritmo. Poi tipo in realtà Yuri sta leggendo l'ultima frase. Gli volti la pagina, tipo Yuri. Andiamo a leggere il primo capitolo in silenzio. Cioè, non è scherza. Ciononostante, voltare pagina sembra quasi una conversazione intima. Scusa, prendo un libro, giro. Allora, il mio pollice che lascia cadere delicatamente la. Mizzica, non mi sembra messi a fare i poeti. La pagina del suo lato, è lei che le lascia scivolare sotto il suo pollice. Sai, Yuri, potrebbe sembrare una cosa stupida, ma la protagonista mi ricorda un po' te in un certo senso. Eh? C'è rimasta tipo stupefatta. Non mi resimo per niente lei, proprio per niente. Davvero, penso che il modo in cui mette continuamente in dubbio ciò che dice, insomma. Ah, è di questo che parlavi. Perché cosa c'è? Cosa... mi sta guardando. Aspetta, mi sta guardando tipo a dire. Ah, vedi che non lo dire mai più, eh. Non lo dire mai più. Perché che c'era? Scusa, pensavo che intendessi qualcos'altro di lei. Qualcos'altro? No, nulla.
non siamo ancora arrivati a quel punto. Oddio, non dimmi che c'è qualcosa di brutto. No, Yuri, se dico qualcosa di brutto, dico tanto l'aspetto caratteriale. Non ti preoccupare tu. Non so cosa mi sia passato per la testa. No, tranquillo, tranquillo. Oddio, ti ho visto un po'. Tranquillo, tranquillo. Yuri, ti senti bene? Giù, stavo ridendo. Non si scherzava forse. Da quando abbiamo iniziato a leggere che la vedo un po' agitata. Ed è una cosa serissima. Cioè, da così. Carini e coccolosi, ragazzi. Carini e coccolosi. Cioè, ti giuro. Ma com'è? Come ha fatto a cambiare espressione in 2 secondi? Puoi riposarti se non ti senti bene. Il tuo respiro è un po'. Il mio respiro. Io riappoggerei le mani sul petto, come se volesse sentire il battito del suo cuore. Non l'avevo nemmeno notato. Comunque, sto bene. E così. Ragazzi, ricordate. Se avete ansia, passate da così. A così. A così. A così. Gli Etruschi. Un popolo avvolto nel mistero. Comunque sto bene. Ok. Tranquilla, Yuri. Non ti metto nessuna pressione. Yuri. Ci vuole calma. È sangue freddo. Calma. Tranquilla. Ho bisogno di un po' d'acqua. Vado a prenderla io. Va bene, non spostati troppo. Ah, me la prendo io. Niente. Yuri si alza in piedi. Esce dalla classe in furia e fretta. Cosa diavolo le prende? I don't know. Vincenzo, è solo qualcosa? No, non ne ho idea. Yuri si sta comportando in modo strano. Quindi non sai nulla. No, Monica, purtroppo non so niente. No, mi dispiace, sei preoccupata per lei? Ah, non proprio. Oddio, non preoccuparsi di una persona non è tanto bello, però. Volevo solo assicurarmi che tu non le avessi fatto nulla. Ah, no, tranquillo, io faccio male alla... No, io non faccio queste cose. No, certo che no. Ah, non preoccuparti, mi fido di te. Ti piacerebbe creare un ambiente riparato da pioggia e vento nel tuo portico o balcone? No, scemunito, qui con palla in metano. Ho reso Monica palermitana. Oddio. Tanto Yuri ogni tanto mi comporta così. Ma non è nulla di allarmante. Va bene se lo dici tu. Comunque, perché non iniziamo a scriverci le poesie? Mi libero le poesie. Ma che si fanno fatte le poesie? Non dovremmo aspettare Yuri. Beh, potrebbe restare fuori per un po'. Quindi pensavo di iniziare senza di lei. Per te va bene? Sì, stavo soltanto chiedendo. Mi alzo in piedi. Analizzo la pagina in cui sono arrivato. Dopodiché ripongo il libro nella borsa quindi di Yuri. Ok. Ah, nella mia, scusa, nella borsa, perché il libro era la mia. Non abbiamo Yuri da far leggere la poesia. Ah, raga, facciamo una legge fra Monica e Natsuki. Comunque, Monica, raga, Monica, non so perché mi... perché sto usando questi poteri super hacker, però la roba che so è che non mi convince molto, Vabbè, facciamo con Monica che scopriamo qualcosa di più. Ci rivediamo, Vincenzo. Ciao, Monica. Allora, ho molti sospetti su di te, molte persone hanno parlato su di te. Non dovrei fidarmi troppo. Come va con le poesie? Ma abbastanza bene. Bene, credo, capisco. L'importante è che non stia andando male. No, tutto bene. Mi fa piacere vedere che ti stai impegnando. Mamma mia, ogni giorno, sai, Monica, scrive una poesia. C'è il mio coniglio sulla testa e praticamente noi scriviamo tutto così. Sì, praticamente. Prima che poi riuscirai a scrivere un capolavoro. Grazie, Monica, la fiducia. Ah, non contarci troppo. Oh, Monica, la vedo più confidenziale. Non si sa mai. Vuoi mostrarmi quello che hai scritto per oggi? Certo, ecco a te. Orga così a Monica. Molto bene. Ottimo lavoro, Vincenzo. Sono rimasta a bocca aperta mentre la leggevo. Grazie. Mi ricorda Natsuki. È davvero ricca di metafore. Non so perché, ma non mi sei mai aspettato qualcosa di così profondo da parte tua. Grazie. Credo di averti sottovalutato. Grazie, troppi complimenti. Monica, veramente, troppi. Ecco, pure Bonnie dentro felice. Adesso mi fanno già mascherare. Riesco a mantenere basse le vostre aspettative. Così posso toprendervi. È un po' sleale da parte tua. C'è chi può e chi non può. Beh, penso che non abbia funzionato comunque. Ah, che abbia funzionato. Ma pure io non so leggerlo. Sai che a Yuri piace questo stile, vero? Non sei ricco di me. Ah, ecco perché siamo avvicinati a Yuri. Non sei ricco di me. Elementi figurati e simbolismi. Ah, perché prima ho scelto stile di. Natsuki e poi quello di Yuri. Ma non ci ho fatto caso. Ogni tanto penso che Yuri sia completamente scollegata dalla realtà. Non mi intendo in senso negativo, però è solo che a volte ho l'impressione che abbia rinunciato completamente a relazionarsi con le persone. Devi dargli un po' di abitudine, Monica. Passa così tanto tempo immersa nei suoi pensieri, probabilmente li trova più interessanti della realtà. Oddio, forse non siamo così tanto diversi.
Ma è proprio per questo che è così felice quando la tratti così tanta gentilezza. Non penso sia abituata a ricevere tutte queste attenzioni. Ah, ecco perché. Deve partire molto la mancanza di relazioni sociali, quindi devi scusarla se a volte si comporta in quel modo. Ma tranquilla Monica, ma io tanto io con le persone ci parlo, mi faccio diventare da molto confidenziali poi. Come hai fatto prima? Penso che se viene stimolata eccessivamente finisca con l'allontanarsi per rimanere un po' da sola. Ah, tu dici nel caso se si esagera, ho capito. All'improvviso la porta si apre. Yuri, sono tornata, mi sono persa qualcosa. Niente di che, beh, abbiamo già iniziato a chiamarci le poesie, eh? Di già? Scusate, sono arrivata in ritardo, tranquillo, non c'è bisogno di scusarti, come abbiamo ancora il pomeriggio davanti. Quindi hai fatto bene a prenderti il tempo che ti serviva. Bene, grazie Monica, suppongo di aver da andare adesso a appunto per prendere la poesia. Ogni modo, ti va di leggere la mia poesia? Beh ragazzi, io direi che questo episodio possiamo anche concludere qui, spero che vi sia piaciuto. Ragazzi, questo episodio leggeremo la poesia di Monica, ora. Ora ragazzi, ho una domanda da pormi, no? Ma se Monica appunto ha questo potere dei glitch, perché molto strano che ce l'abbia lei, perché la Sayori è stata... Cioè cosa c'entrava Sayori in tutto questo fatto? Non riesco ancora a capire Sayori cosa gli ha fatto a Monica, perché se Monica ha... è eliminato Sayori l'ha fatto per noi, perché Sayori ha fatto quell'azione e Monica non l'ha controllato, o è stata Monica a fare quella roba? Spero che sia la prima, perché se la seconda, raga, ci rimango tipo peggio di quello del Vietnam. Ma questo episodio è tutto e ci vediamo al prossimo episodio di Doki Doki Tutu Club. Ciao a tutti, mi raccomando, state attenti con Yuri, perché se ci date troppo forza a parlare si emoziona troppo e poi deve andare in bagno a tranquillizzarsi.